prima ricordare due persone, se permettete. Una, perché comunque per la mia gioventù è stato veramente un punto di riferimento, sto parlando, caro Marco, di Pino Wilson, capitano della Lazio dello scudetto del 1974, ma soprattutto anche di questo gesto che la famiglia Maestrelli ha voluto fare, perché c'è questa foto storica che c'è appunto Wilson, il mister Maestrelli e Chinaglia, e tutti e tre verranno sepolti nella tomba di famiglia, sì. Appunto di Massimo ha voluto fare questo gesto. E poi ovviamente volevo ricordare Fabio Graziani, che è venuto a mancare proprio ieri, e quindi rifare vedere un po' queste foto che sono comunque nel mio cuore, ma soprattutto anche nel cuore di tantissimi, soprattutto a Ponzacco, dove lui è stato, e come vedi c'è Marmugi e Pinzani, a quel tempo direttore allenatore, ecco qua, uomo di campo che viveva le partite, vedi, c'ha le scarpini come giocatori, perché quando il campo era fangoso non era neanche facile, ha vinto il campionato, e ecco qua, questa è la squadra di oggi, Livorno, che era la sua città dove lavorava, ma soprattutto, caro Marco, è una persona, ribadiamo, come ho detto anche all'inizio, di calcio, e che comunque mancherà molto, e già manca secondo me all'interno dello spogliatoio del West Livorno. Poi era sempre un uomo abbastanza giovane, ecco. Si è lasciato abbastanza presto. È molto presto, purtroppo il destino si porta sempre via i migliori, banditi e marinai, e soprattutto con questa foto. Ciao Fabio, che la terra ti sia lieve nuovamente. Tante condoglianze alla famiglia Graziani. Da Maurizio Zini veramente tutto.